didn't even get to run. Cagarella a tutti ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video per il canale YouTube. Questa volta recensirò un gioco uscito per PC da un po' di tempo fa che dovrebbe essere in arrivo anche su console, Xbox One, PS4 e probabilmente anche Nintendo Switch. Il gioco in questione è Redout. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un clone, tra virgolette, del famosissimo racing game Wipeout, sviluppato da programmatori italiani, di cui metterò anche la loro home page nella descrizione del video. Si tratta dunque di un racing game ambientazione futuristica barra fantascientifica, le cui caratteristiche principali sono l'estrema velocità di gioco e la praticamente l'adrenalinica corsa di mezzi antigravitazionali. In pratica queste mini astronavi non corrono sull'asfalto, nel senso come se avessero delle ruote, ma su un cuscinetto di antigravità, e quindi letteralmente volano a bassa altezza sulle piste. Altra caratteristica principale di questo gioco, ripeto, è l'estrema velocità di gioco e anche la difficoltà, perché il gioco non è molto facile come non lo era per niente anche Wipeout. Cosa dire di questo gioco? Dunque, partiamo con la caratterizzazione della tecnica del gioco. Tecnicamente il gioco è eccellente, bisogna dire che schizza sui suoi 60 fps sempre fissi, canonici, a meno che non avete un computer di merda, e comunque in tal caso il motore grafico è molto scalabile, basta abbassare un po' gli effetti e magari abbassare un po' la risoluzione, la qualità delle texture, e comunque riuscire ad avere, credo, livello di massima un buon 60 fps, non magari neanche non fisso, però comunque 60-50 li riuscite ad avere, e che sono, direi che in questo genere di giochi è essenziale. Per quanto riguarda il sempre l'aspetto tecnico, c'è da sottolineare che il sonoro è di ottimo livello per quanto riguarda gli effetti sonori. In particolare chi ha giocato a Wipeout appunto riconoscerà la voce molto simile, la voce dello speaker che annuncia le varie cose nel corso delle vostre partite, tipo l'eliminazione di un concorrente, se sei arrivato primo, sei morto o ti hanno colpito, queste cose qua, la voce femminile molto gradevole, la riconoscerà sicuramente, insomma è quel tono lì. Per quanto riguarda anche gli effetti sonori, direi eccellenti. L'unica cosa che forse non è proprio all'altezza della situazione, ma questa è una cosa che potrebbe anche benissimo essere una cosa personale, sono le musiche. Qui va fatta una precisazione. Io credo che, pur non essendo un amante del genere techno house o simili, credo che in questo genere di giochi, i racing game alla Wipeout appunto, chiamiamoli così, questo genere di musica, vista l'ambientazione, credo che sia anche essenziale, diciamo che contribuisce moltissimo ad immergersi nell'atmosfera di gioco. In questo caso le musiche sono ben fatte, ma non molto diciamo coinvolgenti. Io personalmente gioco con le musiche del primo Wipeout originale di sottofondo, tramite stimolo potete fare, quindi potete giocare anche con quelle musiche lì, con quei brani lì, e devo dire da quel punto di vista acquista un buon 80% in più dall'audio per quanto riguarda le musiche. Per quanto riguarda il gameplay, il gioco vi ho detto già che è difficile, non è proprio facilissimo, comunque molto divertente, ha una buona curva di apprendimento. Stranamente però trovo più appassionante la corsa semplice e le varie modalità di corse semplici che la carriera vera e propria. Non che sia brutta, ma forse avrebbe bisogno di una maggiore enfasi per quanto riguarda degli eventi un po' più ricercati, diciamo, un po' più particolari. Per quanto riguarda la longevità, direi che il gioco è abbastanza lungo, ci sono molte piste da sbloccare, poi eventualmente è possibile acquistare anche un DLC sullo store al costo di 7 euro, mi pare, sullo store Steam. Niente, cosa dire, la longevità dipende da voi, se a voi piace questo genere di gioco ci passerete degli anni, giusto perché questo genere di gioco è fatto apposta per limare i vari secondi sulle piste, per imparare le piste a memoria, perché chiunque ha giocato a Wipeout o un gioco del genere sa cosa voglio dire. Cosa intendo dire? Per quanto riguarda invece il gameplay, devo dire molto 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 divertente. Il gioco, se vi piace Wipeout, è eccezionale. Se non vi piace, va provato lo stesso, secondo me, perché è uno dei migliori racing game usciti negli ultimi tempi. Detto questo, la pagella, direi grafica 8 su 10, sonoro direi 7 su 10, longevità direi 8 su 10, giocabilità direi 9 su 10.
Detto questo, vi lascio il link della home page degli sviluppatori nella descrizione, così come i social miei di riferimento e gli altri canali. Cagarella a tutti, e se vi è piaciuto il video condividetelo, se non vi è piaciuto, cazzi vostri. Final lap. New record. Contender eliminated. Contender eliminated. Finish. New record. Congratulations, gold medal awarded.